Oggi avremmo dovuto fare la lezione di Chigny, gli Yue dell'Henan. Però, viste un po' di richieste che mi sono arrivate, ho deciso di dedicare questa lezione a vari approfondimenti che hanno a che fare praticamente con la struttura interna, quindi con le gong. Lavoreremo in un territorio di confine tra Qigong e Nei Gong, e lavoreremo molto sulla percezione corretta del nostro corpo e soprattutto come aumentare queste nostre capacità. Bene. Come vi dico sempre, uno dei primi passi da attuare nella nostra pratica è imparare a tenere la posizione eretta. Se non abbiamo la nostra postura eretta, non potremo andare da nessuna parte. Per cui questo è molto molto importante. Quando parliamo di flusso energetico, quando parliamo di flusso del chi, ma anche in maniera più semplice, quando pensiamo di far muovere un'onda all'interno del corpo più o meno velocemente, questo possiamo farlo se il corpo è sistemato in maniera corretta. Immaginiamo il flusso di energia come se fosse, ecco, dell'acqua che si muove in un sistema idraulico. Tanto minore saranno i numeri di gomiti che quest'acqua dovrà attraversare, tanto minori valvole dovrà attraversare. Tanto più pulite saranno le tubature, tanto meno questa energia si perderà. Se c'è trovi qualcuno che ha avuto a che fare, qualche ingegnere chimico o qualcuno che ha avuto a che fare con impianti industriali, sarà benissimo che in idraulica si parla di perdita di carico, ovvero sia quando l'acqua parte con una certa energia che viene definita prevalenza e durante il tragitto ne perde a seconda degli ostacoli che incontra. Ecco, noi dobbiamo imparare ad eliminare gli ostacoli dal nostro movimento. Bene? Allora, di nuovo in piedi. Ci sistemiamo come se volessimo premere a terra con i talloni. La testa su. Quando tiriamo sulla testa, quasi automaticamente tireremo su anche questa zona qui. Invece no. Giù. La testa sale, tutto il resto continua a scendere. Un po' come se mi scendessero i pantaloni, un po' come se avessi un impermeabile molto pesante. Ora seguitemi, impareremo a stare in piedi e vi darò delle indicazioni man mano che andremo avanti. Attenzione adesso, vediamo cosa c'è. Sì, ciao Alessio. Allora, piedi giù, aderenti al suolo, sposto il peso sui talloni, tiro la testa su. A questo punto rilasso le caviglie. Rilassando le caviglie è possibile che le ginocchia siano cadute leggermente in dentro, le lascio cadere in fuori. Come ho fatto cadere le ginocchia in fuori? Probabilmente la pancia è andata avanti. Per richiamare la pancia lasciamo cadere giù l'osso sacro. Cade giù. Come l'osso sacro è andato in giù, probabilmente la parte superiore del corpo è collassata. Quindi adesso ritiriamo sulla testa. Ritirando sulla testa, forse si è leggermente contratta la zona dei reni e quindi rilasciamo di nuovo i reni. Di nuovo qui probabilmente la testa è un pochino scesa, dobbiamo ritirare sulla testa. Forse si è gonfiato il petto, sgonfiamo il petto mentre la testa va su. Ora, mentre ci siamo concentrati in questo processo, non ce ne saremmo accorti, ma molto probabilmente le caviglie si saranno leggermente contratte. A questo punto cosa facciamo? Immaginiamo un po' come se stessimo con i piedi su un materasso ad acqua. Il terreno si muove, il suolo si muove, dove appoggio i piedi, e quindi devo rilassare le caviglie per farle adattare a tutto quello che avviene. Purtroppo quando abbiamo fatto questo, anche di poco, anche di pochissimo, può essere successo che la testa sia scesa giù, la testa torna su.
Adesso ripassiamo un po' tutto, le caviglie rilassate, e qui il corpo come se avessimo, come se ci cadessero i pantaloni. Giù, la testa continua ad andare su, qui la pancia la lasciamo scendere, il tronco lo lasciamo scendere, la schiena la lasciamo scendere, diventa un po' un pochettino come se stessimo indossando un cappotto bagnato, molto pesante. Quindi questo cappotto scende giù, ma noi rimaniamo dove siamo. Bene. Adesso, sempre in questa posizione qui, immaginiamo di voler conficcare le dita nel terreno. Non mettiamo forza, ci sistemiamo solo per farlo, quindi giù, tutto sistemato. Adesso ecco, come se le dita, come se le unghie si estendessero verso il suolo. È possibile che adesso succederete farete esperienza qui sulla pancia come se ci fosse qualcosa che dà fastidio, perché anche involontariamente, con il solo atto, con il solo pensiero di voler infilare giù le mani, probabilmente mi ha fatto un minimo di arco lombare, quindi dentro la coda, sulla testa, e lasciamo cadere. Fatto questo, adesso proviamo ad immaginare di essere come una marionetta tenuta su per la testa, e quindi giù è tutto morbido. Lasciamo andare, e ci muoviamo in questo modo qui. Non dobbiamo fare niente, se è tutto morbido siamo soltanto tenuti per questo gancio qui che abbiamo sulla testa. Benissimo. Attenzione adesso, ruotiamo le mani in questo senso, per farle salire su. Quello che avviene nelle mani avviene anche nei piedi, quello che avviene negli arti superiori avviene anche negli arti inferiori. Viene comandato dal centro, ma adesso non ci interessa. Adesso, tramite gli arti, arriveremo al centro. Poi man mano faremo il contrario. Quindi, questo tipo di rotazione lo sto amplificando tantissimo, non deve essere così, deve essere molto più piccolo. Quindi sistemo, ruoto. E alzo le mani qui. Stop. Abbiamo eseguito tutta una serie di controlli all'inizio, che adesso andremo a replicare man mano che andiamo avanti nella nostra pratica. Perché una cosa importante da capire è che il Tai Chi, per esempio, non è lento. Il Tai Chi si rallenta perché stiamo in continuazione a fare tutta una serie di micro aggiustamenti per fare in maniera tale che il nostro sistema funzioni. Quindi, come avevamo visto prima, giù, ruoto, e giro i palmi verso l'alto. Bene, adesso rieffettuiamo tutti i controlli che abbiamo fatto all'inizio. Premo giù con i talloni, su con la testa, rilasso le caviglie. Immagino che mi cadano i pantaloni, immagino di avere questo cappotto che scende giù. Continuo. Allargo i gomiti, le mani ruotano, adesso per farle andare in avanti, mi siedo e rilasso, questo le lascio andare. Adesso ho bisogno che le mani ruotino, quindi cosa succede? Rilasso giù, sulla testa, come se il corpo venisse risucchiato in questo modo, ed è questo che fa muovere le mani. Le mettiamo l'una di fronte all'altra, è come se dovessimo reggere qualcosa. Risistemiamo tutto di nuovo, giù i talloni, rilasso le caviglie, mi sistemo. Questo mio sistemare muove le mani in avanti e verso l'alto. Se avete lavorato bene noterete che adesso le mani già stanno pulsando, le giro l'una verso l'altra. Quando avviene questo, anche giù si apre. Sì. Adesso immaginiamo che la nostra essenza è come se fosse uno stelo che parte dalla testa e va su. E mentre questo stelo va su, tutto il resto scende e si chiude.
durante questo movimento la sensazione è un po' come se io mi stessi guardando dall'alto. E non state a pensare alla sequenza, perché noi non faremo la sequenza oggi. Seguiremo dei movimenti naturali, faremo una specie un qigong naturale in cui creeremo dei flussi, seguiremo questi flussi e soprattutto cercheremo di seguirli e crearli in maniera coerente, in maniera tale da essere sicuri che quello che stiamo facendo, quello che sta avvenendo, avviene perché noi abbiamo creato le condizioni meccaniche e diciamo anche energetiche perché il movimento avvenga. Quindi cercate di seguirmi piuttosto di cercare di imparare questi movimenti, perché non stiamo eseguendo una sequenza prestabilita. Quindi di nuovo apro. Adesso che le mani sono andate avanti, è possibile che nella zona dei reni ci sia una microcontrazione. Di nuovo, piedi, caviglie, sul bacino, sulla testa. Adesso posso andare in avanti. Ora, ho bisogno che avvenga questo movimento. Per far avvenire questo movimento, io mi estendo in alto. Su. Questo fa avvenire il movimento. Quindi siamo qui. Su. Adesso voglio andare giù con le mani, per andare giù con le mani devo stendermi verso l'alto, ma non il corpo, sono io che vado su. Arrivati a questo punto, forse andando su ho fatto salire anche il bacino, le gambe si sono irrigidite e forse hanno spinto. Fermo tutto, rilasso le gambe, rilasso il bacino e vado su. Adesso ci siamo. Ruoto di nuovo. Tiro su, qui, mi estendo verso il basso, come se volessi sollevare, giro le mani, mi estendo verso l'alto come se volessi abbassare, giro le mani, mi estendo verso il basso come se volessi sollevare, mi raccomando rilassando le caviglie. Caviglie e polsi sono i punti più difficili da rilassare. Su. Allargo i gomiti. E metto le dita così. Le une verso le altre. È possibile che io senta che se muovo una mano sento formicolio che cambia nell'altra mano. Se riuscite a fare questo, vuol dire che siamo già sulla buona strada. Qui. Apro, attenzione, senza fare l'arco dietro la schiena, è da qui che diventa tutto più grande. Su, tutto comincia a svuotarsi giù e io salgo. Stop. Rilasso, 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 giù. La sensazione è come di uno svuotamento. Qui salgo e qui, come se reggessi qualcosa. Quando reggo qualcosa, attenzione, dobbiamo stare attenti a questo aspetto, che cominciamo subito a fare questo lavoro qui. Anche, sto esagerando tantissimo, stiamo parlando di micro sensazioni e di micro aggiustamenti. Quindi quando sono qui, per sistemare, per alzarmi, c'è un po' la sensazione a fare questo, chiudere tantissimo. Questo non avviene, la sistemazione del bacino e del dantian basso avviene in caduta, quindi qui, giù, rilasso. E questo permette alle mani di salire. Adesso stiamo lavorando, ancora facendo fare alle mani lo stesso movimento. Allargo i gomiti. Avanti. Stop. Sono andato in avanti, forse ho contratto i glutei. Rilasso. Su. E. Allora, se mi avete seguito, adesso dovreste sentire le mani pulsare in maniera abbastanza forte. Oggi non lavoreremo tanto, perché il lavoro è molto concentrato. Adesso apro e vado a lavorare su questa sensazione.
La sensazione è come se avessi qualcosa tra le mani, qualcosa di denso, qualcosa che tende a respingerle. Lavoro con questo. Vado giù, diventa più grande. Vado su, diventa più piccolo. Più grande. Più piccolo. Allora, questo è un lavoro da fare sempre. E tra quelli che lo fanno meglio, che si riescono a vedere in, online, io vi consiglio di guardare il maestro Yun Sen. Poi se mi contattate, vi scriverò il nome esatto così potrete contattare, così potrete proprio vederlo. Se ci sono domande fatemi sapere, perché grazie a voi. Bene? Ok. Adesso dovremmo lavorare un pochino sul rilassare la parte alta del corpo. Quando parliamo di Tai Chi, di Qigong, di tutte queste cose qui, possiamo parlarne veramente in termini energetici, ma non in maniera mistica, in maniera molto più semplice. Vi ricordo solo che nello stesma di Niels Bohr, il fisico, lui aveva messo il simbolo del Tao, perché aveva proprio collegato tutti questi modi di pensare. Per cui il movimento avviene perché si crea un differenziale. Per cui se tutto è fermo, niente avviene. Quando si parla di stato di Wuqi, in realtà nelle varie traduzioni il significato reale non è di vuoto, ma è di assenza di differenziazione. Se tutto è uguale, niente si muove. Perché tutto si muova, occorre creare una differenza. Nei classici detti Cici è scritto che si formarono l'uno e il due, dal Wuqi nacquero l'uno e il due, e dall'uno e il due le infinite cose. E questa è una cosa molto molto importante. E però va capita senza misticizzarla, bene, senza crearci favole su. E creare un differenziale come si fa? Creare un differenziale, innanzitutto, questa è una cosa fondamentale da capire. Il Qi, l'energia, non va pompata in una direzione. L'energia si muove perché creiamo un vuoto. Questo anche in fisica avviene. Se io ho un mattone caldo e un mattone freddo, il calore andrà dal mattone caldo al calore freddo, ovvero sia da dove c'è calore a dove non ce n'è. Quindi questo è un flusso in dispersione. È proprio il lavoro dell'entropia. Chi di voi ha qualche studio scientifico, studia un po' di termodinamica, capirà benissimo questo discorso dell'entropia, quindi alla massima dispersione. Per cui il movimento lo generiamo non perché pompo qui, ma perché svuoto di là. Quando voglio andare giù, riempiendo su, si crea questo vuoto sotto. Quando voglio andare su, riempiendo in basso, si crea lo spazio per andare in alto. Una cosa molto importante. E poi giocate tantissimo con la pratica. La pratica e le forme sono uno strumento, non solo il fine. E dicevo, una cosa importantissima appunto è quella di creare il vuoto perché il movimento avvenga. E vi do una piccola chicca molto molto importante per quando praticate Qigong o qualunque altra forma. Immaginiamo questo movimento, che vado su e qui scendo. Ora, perché io possa scendere, io non posso essere presente qui. Qui andrò a fare forza, ma devo creare il vuoto qui. Qui non devo esserci perché le mani possono scendere. Come anche quando salgo? No, io sono giù. Ed è questa continua alternanza della mia presenza su e giù che determina il movimento. Bene, oltre ciò consideriamo anche un'altra cosa. Abbiamo l'intenzione, lo Yin, e l'energia, il Qi, e il corpo. Dobbiamo immaginare queste tre I, Qi, Li, queste tre funzioni come se fossero una frusta. Lo Yin
è il manico della frusta che dà l'inizio, il chi è il corpo della frusta. Lì la forza del corpo è la punta della frusta. Per cui vedete che perché la frusta funzioni, l'intenzione parte, proietta il chi e il corpo riprende il movimento, riprende la posizione. E questo avviene sempre. Quindi vedete, questa è una cosa molto importante, che abbiamo nella prima parte, prima di considerare il corpo, abbiamo che l'intenzione va poi dal chi, ma quando il chi va l'intenzione è dall'altro lato. Poi già ho detto non lavoreremo tanto perché c'è tanta carne sul fuoco. E per cui quando espando, quando chiudo, dobbiamo immaginare questa interazione di intenzione e ci energia come se fossero uno in compenetrazione dell'altro. E di conseguenza, se mi sto espandendo, per espandermi qualcosa si sta concentrando qui. Bene? Se chiudo, se chiudo così collassa tutto, ma per poter chiudere devo dire che quel qualcosa che si è concentrato qui si espande mentre il resto è chiuso. Adesso tutto quello che era andato fuori va in dentro mentre il resto si espande. Uno, due. Per cui vedete c'è questa interazione di intenzione che si espande, chi che chiude, chi che si espande, intenzione che chiude. Che è un po' quello che abbiamo visto in maniera lineare negli esercizi in cui vi ho detto non voglio farmi sollevare, le mani vanno, voglio farmi sollevare, le mani scendono. Lo abbiamo visto adesso in una situazione di tipo sferico. Prima l'abbiamo, l'altra volta ve lo spiegherò in maniera molto più semplice, considerando soltanto l'armonia alto-basso. Bene, un'ultima cosa, vediamo sul movimento della sequenza di Qigong che vi faccio fare di solito, quella denominata, quella proprio per la camicia di ferro, vediamo il movimento un attimo, il generale sfodera la spada, e vedremo questo rapporto di intenzione ed energia. Quando espando, l'intenzione è verso l'esterno, il chi si concentra all'interno. Nella fase in cui è come se andassi a tagliare, il chi va verso l'esterno, mentre l'intenzione è al contrario. Abbiamo un movimento contrario. Quindi, quando vado a espandere, l'intenzione è al centro, il chi è all'esterno. Quando vado a tagliare l'intenzione fuori, il chi all'interno. Quindi vedete queste due sfere che una diventa più grande e una più piccola. Quindi qui quello che è andato fuori entra dentro e quello che era dentro va fuori. Il contrario, quello che era fuori entra dentro e quello che è dentro va fuori. Per cui abbiamo questa continua alternanza tra intenzione ed energia che genera il movimento nelle tre dimensioni, anzi come abbiamo visto adesso è nelle sei dimensioni, nelle sei, quelle che vengono chiamate le sei direzioni. Bene, oggi vi lascio qui perché ci sarà tanto da fare su questi 20 minuti su cui abbiamo lavorato. Come sempre vi ricordo che questo video sarà salvato e quindi potrete sempre trovarlo sul mio profilo Instagram. So che non è stato facile oggi, per cui per qualunque cosa contattatemi se ci sono domande, magari anche per vedere nelle prossime volte di chiarire qualcosina in più. Grazie a tutti e buona serata.